Un incontro fitto, 40 minuti a quattro occhi. Papa Francesco e il presidente francese François Hollande ieri pomeriggio a Santa Marta hanno parlato degli attentati in Francia, della lotta al terrorismo, ma anche dei problemi dei cristiani d'Oriente e della crisi dei rifugiati. Hollande ha voluto manifestare a Francesco la riconoscenza della Francia intera per le parole e la vicinanza in seguito agli attentati degli ultimi mesi. In particolare dopo l'uccisione di Don Jacques Hamel mentre stava celebrando la messa nella parrocchia di Saint-Étienne-du-Rouvray in Normandia, Hollande e Francesco avevano avuto reciproci scambi di solidarietà e stima al punto che durante il volo verso la Polonia per la GMG il Papa aveva ringraziato il presidente francese in modo speciale per averlo contattato come un fratello. Lo sguardo di entrambi è rivolto alla pace, come testimonia il dono di Francesco, una scultura in bronzo che rappresenta la profezia di Isaia, il deserto diverrà un giardino. Un'opera che vuole far presente il passaggio dall'egoismo alla collaborazione, dalla guerra alla pace. Prima di arrivare in Vaticano, Hollande è passato nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma per un momento di raccoglimento e ricordo delle vittime degli attentati. Al termine, fermandosi per una battuta con dei cronisti francesi, ha voluto rimarcare come l'uccisione di un religioso profani la Repubblica, chiamata a proteggere tutti i culti nel nome di una laicità che deve assicurare a tutti la libertà di credere o di non credere, ben inteso, nel rispetto di tutti.